Dobbiamo ripartire tutti insieme. Non esiste solamente il pizzaiolo, via tutte le tasse per le attività economiche del 2020. Dobbiamo tenere la comunità ed essere bravi come abbiamo fatto nella fase 1. Il contagio in città è stato fortemente mantenuto e credo che il merito principale è della quarantena che ha funzionato. Io penso che dobbiamo essere orgogliosi della nostra città. Un saluto ai lettori di Fanpage, siamo qui oggi con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Grazie sindaco per essere qui con noi. Grazie a voi. Come hanno risposto i napoletani a questa pandemia? Bene, del resto il contagio in città è stato fortemente mantenuto, il virus non ha sfondato e credo che il merito principale è della quarantena che ha funzionato. Poi qualcuno anche qua ha violato le regole, ci sono stati i controlli delle forze di polizia, ma insomma complessivamente io penso che dobbiamo essere orgogliosi della nostra città. Napoli è stata una città che ha vissuto di un grandissimo boom turistico in questi anni. Come faremo a ripartire anche qui? Ma Napoli senza persone non è Napoli. Quindi innanzitutto riportiamo i napoletani per strada, ci auguriamo dal 4 maggio, sempre con le distanze, la cautela. È chiaro che c'è un annetto per arrivare a numeri importanti. Il turismo internazionale il 2020 lo considerai chiuso, però non significa che fino al 2021 noi avremo Napoli deserta. Possiamo anche riscoprire un turismo autoctono e low cost, cioè riscoprire noi e chi è vicino a noi la nostra città. Quest'estate è un banco di prova, è una sfida. Abbiamo letto anche gossip, anticipazioni circa le riaperture, il tema dei trasporti, far muovere tante persone, trasporti che già avevano le loro criticità. Noi abbiamo perso 3 treni della metropolitana poco prima dell'impatto del coronavirus. Noi avremo un periodo in cui ripartiranno i trasporti pubblici, che già sono in funzione, ma dico ripartiranno in modo più efficace, ma non potranno avere gli stessi passeggeri. Questo potrà essere un indiretto incentivo ad utilizzare più le macchine, il che non è una cosa positiva. Noi lavoreremo molto per dare quella svolta decisiva sulle biciclette. L'unica sfida in tempi di post pandemia o di fase 2 e fase 3 è quella di togliere le macchine. Più pedonalizzazioni e più ZTL. Per quest'anno piedi, bicicletta, spazi pubblici, più ristorazione all'aperto. Forse potrebbe anche essere una fotografia di Napoli, certo, da non avere tutto per tutto l'anno, ma quest'estate, anche per dare fiato a delle attività e anche la voglia di riprendere ad uscire, può essere una soluzione. Quindi cercare di sanare così uno dei problemi, che sarà appunto quello della ristorazione. Abbiamo un noto pizzaiolo della città, Gino Sorbillo, che ha detto che non aprirà sul lungomare. Ma sa, Gino Sorbillo non è nemmeno la situazione più delicata, perché Gino è un nome. Ci sono tanti Gino che rischiano anche di più. Varie cose abbiamo già fatto, ma una è proprio grossa. Anche perché siamo l'unico comune che l'ha fatto finora, è una decisione molto coraggiosa e molto complicata. Via tutte le tasse per le attività economiche per il 2020, occupazione di suolo pubblico gratuito, non pagare la spazzatura, cioè stiamo parlando di un'operazione che cuba 600-700 milioni di euro. Napoli è fatta anche di 3-4 punti di aggregazione giovanile, centro storico, la parte dei cosiddetti baretti di Chiaia. Guarda, è un assembramento oggi come oggi è impensabile. Se si dovesse confermare il trend di questi giorni, non so, che noi tra qualche giorno siamo al contagio zero a Napoli, dico per dire, e si consolida il contagio zero e arriviamo alla fine della primavera al contagio zero, quella fase della maggiore socialità sarà più vicina. Ci saranno fondi extra, il governo affronterà questo problema? Noi attraverso il nostro presidente dell'ANCI De Caro abbiamo chiesto un fondo per tutti i comuni italiani tra i 5 e 6 miliardi di euro. Il governo ha offerto 3 miliardi, siamo molto lontani. Il governo non può non sostenere i sindaci, perché significa sostenere le comunità, significa tenere unito il paese. C'è stato un tema che anche noi abbiamo registrato, cioè del mondo sommerso, di quel mondo che in questo momento è andato in grandissima difficoltà, magari legato ad ambienti rigidi della nostra società. Ecco, questo mondo, se la città dovesse andare in crisi, potrebbe aumentare persone che si rivolgono agli ambienti storicamente quelli della criminalità, per capirci. Questo è un tema molto importante, questo che ha toccato. Perché in questi anni la ripresa culturale, turistica, economica e commerciale ha significato anche spostare molta gente verso la legalità. Qui noi rischiamo un ritorno all'indietro di 40 anni. E qua bisogna essere veloci, perché la criminalità in questo ha denaro, non ha burocrazia, conosce il territorio, sa dove andare a bussare e poi ha una grande esigenza politica, quella di riacquistare un consenso che aveva perso. Il governo deve andare più rapido.
Napoli è una città che, come abbiamo detto, aveva vissuto di una grande ripresa, grandi momenti di turismo internazionale, anche grazie al mondo della cultura. Ora questo mondo della cultura è fermo e probabilmente avrà dei problemi. Pensiamo ai teatri. Come si affronta da qui all'estate prossima, molto plausibilmente? Mi fa piacere questa domanda perché sembra quasi che non si possa parlare di cultura, come se fosse un hobby la cultura. La cultura è produzione industriale, lavoro, economia. In estate punteremo molto sulla cultura. Ovviamente non ci sarà Paul McCartney che doveva suonare il 10 giugno a Piazza Plebiscito, l'abbiamo rinviata al 21, ma ci potranno essere tante esibizioni musicali, che teatrali, ludiche, cinematografiche, di vario tipo. Poi ci auguriamo che il governo dia un segnale forte, e lo stesso vale anche per lo sport. Anche qui eliminare tutti i contributi economici che le associazioni dilettantistiche dovevano dare per utilizzare gli impianti sportivi. Dobbiamo ripartire tutti insieme. Non esiste solamente il pizzaiolo di cui abbiamo parlato. Napoli è fatta di quell'economia circolare, dell'arrangiarsi, della giornata, a cui dobbiamo pensare noi, per la verità dovrebbe pensare il governo, con reddito di emergenza o di quarantena che ancora non ha messo, ma noi qua dobbiamo tenere la comunità ed essere bravi come abbiamo fatto nella fase 1. Il suo ricordo più emotivo di questi giorni, qual è stato, che conserverà anche in futuro? La possibilità di non poter fare i funerali. Mi sono messo nei panni di chi ha avuto lutti così devastanti. E poi la città vuota, da tanta tristezza e amarezza, ci ha anche consegnato una bellezza dei luoghi disarmante. Quindi se noi riusciamo a essere tutti quanti bravi, a ritornare alla vita di prima, ma anche eliminando qualcosa di prima e riconquistando qualcosa che non avevamo più visto, forse abbiamo fatto anche qualche passo in avanti. Ogni crisi del resto è anche un'opportunità.